Andrea, siamo finalmente giunti al confronto tra le Cumulus 24 e le Nimbus 24 in casa ASICS. Cosa ne pensi di queste due scarpe? Ma intanto stai bene? Porca Eva, mi sono tirato la guffata per il giro del Varesotto, te mi chiedi se sto bene. Mi sa che faccio 3, 4, 5 giorni in casa senza uscire, mi sa. Ma tu comunque questi video non sai quando usciranno, potrebbero uscire al prossimo plenilunio. Spero che non sia a sto punto il 16 luglio che c'ho gara. Andrea, secondo te a chi sono adatte queste due scarpe? Beh, intanto sono due scarpe molto simili, però che hanno un target di atleti, di corridori, di runner ben preciso. Questa qua per degli atleti un pochino più lenti e più pesanti, questa qua invece per atleti un pochino più veloci e più leggeri. Quindi se tu dovessi correre una maratona non omologata e pesassi 72 kg e corressi a 5.30, quale prenderesti? 72 kg? Questa. La Nimbus. Nimbus perché è comunque una maratona, perché a 5.30 è più protettiva la Nimbus. Però in generale, se dovessi decidere a chi consigliarle, direi che la demarcazione è 75 kg sopra una, sotto l'altra, corretto? Direi di sì, anche se ti devo dire che io la Nimbus l'ho trovata comunque buona per fare i miei lenti rigeneranti, quando ero stanco era tra quelle che sceglievo. Va bene, nei prossimi giorni faremo comunque anche la recensione completa delle Cumulus 24, comunque guardatevi il video delle Nimbus che è davvero ben spiegato. Invece a livello di singolo elemento, a livello di tomaia cosa ne pensi? Beh, stavo guardando la tomaia che... Cioè, bisogna comprarla per capirlo, ma ci sono davvero lavorate un sacco. Sono forse è la tomaia più curata che ci sia sul mercato. Cioè, proprio bella da vedere. Se guardi, ci sono dei particolari che ti vai a perdere. Fin troppo lavorata. No, tomaia super classica. Queste che sembrano senza cuciture di solito mi davano problemi, invece questa qua per niente, mi è proprio piaciuta. Se ti ricordi la New Balance, la 1080, invece la odiavo, e invece questa è molto simile, ma non mi dà problemi. Secondo te a livello di confronto quale vince? Se dovessi pesare 75 kg, quindi te le puoi comprare tutte e due, quale sceglieresti a livello di tomaia? Guarda, sono praticamente identiche, quindi va proprio a bellezza scegliere quella della Nimbus, che mi piace di più il colore e ha un pochino di più il tallone imbottito. Invece a livello di intersuola, come le hai viste e secondo te in questo caso quale vince? Ma guarda, l'intersuola, quella della Nimbus è particolare perché ha dentro nel mesopiede ha un insertino, credo che sia plastica, che aiuta i pronatori a non pronare. In generale mi sembra comunque un pochino più morbida quella della Nimbus rispetto a quella della Cumulus come schiuma. Tra le due secondo me vince assolutamente quella della Nimbus, perché anche i pronatori sì, le possono utilizzare tranquillamente, magari non dei grandi pronatori, però è sicuramente più stabile. Non che la Cumulus non lo sia, lo è molto, ma la Nimbus è di più. Per un iperpronatore leggero, quale delle due consiglieresti se dovessi consigliare? Ma un iperpronatore leggero le puoi usare tutte e due, però un iperpronatore che leggero, che pesa tanto, assolutamente la Nimbus, o comunque anche uno che pesa tanto, che cede un pochino, è sempre meglio la Nimbus, che ha questo controllino in più. A livello di flessibilità, come le hai viste e con i ritmi a cui tu corri, le utilizzeresti? Ma le ho utilizzate con piacere, guarda, la Cumulus si piega abbastanza bene. Sicuramente non si piegherà così tanto la Nimbus, infatti se vedi è molto più bloccata proprio per questo inserto nel mesopiede. Invece a livello di battistrada come l'hai viste e secondo te quale delle due vince? Battistrada mi sembra praticamente identico, ce n'è un poco di più nella zona del mesopiede sulla Cumulus, ma poco cambia. È ovvio che se devo scegliere a sto punto prendere quello della Cumulus, perché ce n'è qua, che poi forse è questo qua che ti fa cedere un pochino di meno rispetto a quello
della Nimbus, diciamo. Però poi c'è il piccolo insertino, quindi non è comunque così, così scontato. Poi abbiamo detto che faremo un video in pista di confronto sui sensori. Diciamo che qua c'è un pochino più di battistrada che ti tiene un pochino di più, è ovvio che qua c'è l'inserto mediale che ti tiene molto di più. Petto al nulla, un pochino questo pezzettino di gomma nel battistrada fa. Invece a livello di durata non l'abbiamo ancora portate ai fatidici 800 km, ma cosa ne pensi? La verità è che queste scarpe, ho sentito di robe immonde da 1200-1500 km, fondamentalmente non consiglio a nessuno di portarle fin lì, però durano gli 800 km, è sempre il limite che mettiamo noi, ma potrebbero durare un po' di più. Invece a livello di comodità e poi soprattutto di peso della scarpa, percepito, cosa ne pensi? Vince la Nimbus, ma non per altro, ma perché l'ho trovato più morbida e un pochino più pantofolosa. È ovvio che se devi andare a fare un lento di quelli rigeneranti prendi una Nimbus, se devi invece correre normalmente vai di Cumulus. Tra l'altro rispetto al numero ufficiale, o almeno quello che avevamo visto sui siti, il peso della Cumulus è leggermente inferiore, stiamo parlando di 276 grammi, però di fatto il confronto tra le due è abbastanza simile. Io te l'ho detto, secondo me pesano uguali, che abbiamo due numeri diversi e quindi ci sono quei 10 grammi di differenza, ma da storia dell'ASICS dovrebbero essere sempre lo stesso peso le due scarpe. Invece abbiamo anche visto che il drop in un caso è 10, nell'altro è 8, almeno così sembrerebbe, cosa ne pensi? No, fidiamoci, non sento la differenza, poi come ti dico sempre il drop sulle scarpe è tra virgolette molto soggettivo, è più la scarpa in sé, in questo caso non sento davvero la differenza, sicuramente aiuta una corsa più di avampiede la Cumulus rispetto alla Nimbus. Invece a livello di linguetta sono diverse, una più classica, l'altra più innovativa, cosa ne pensi? Quella della Nimbus è molto innovativa, l'avrei messa forse, avrei fatto il contrario, Nimbus con protezione tanta anche nella linguetta, mentre la Cumulus con quella un pochino più racing. Diciamo che non mi ha dato problemi nella lacciatura quella della Nimbus, mi dà più sicurezza quella della Cumulus. Invece Andrea, per sintetizzare il video, cosa diresti? Quale delle due vince e quale delle due consigli? No, non vince nessuna delle due, non perde nessuna delle due. Consiglio ad atleti che corrono sotto i 4,40 le Cumulus per fare le corse lente, sopra invece le Nimbus, e con la soglia di 75 kg sotto direi Cumulus e sopra le Nimbus. Per assurdo, se dovessi trovarle in offerta allo stesso prezzo andrei sempre di Nimbus, perché mi piace la protezione nelle corse lente, tutto lì. Chiaramente il prezzo è leggermente diverso di listino, però ci sono già delle offerte che secondo me vi invito a verificare, soprattutto online ma anche al negozio, quindi comunque sono sicuramente due ottime scarpe. Grazie Andrea, stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima. Comunque il servizio che dai sotto ogni video con tutti i link dove comprare le scarpe, quindi a un buon prezzo, quanto vi ha fatto risparmiare questa cosa? E cioè, immaginate voi ad ogni video tutti quei link che mette per farvi risparmiare qualche euro. Secondo me qualche caffè se lo è meritato, e io perché sono bello me li sono meritati anche io. Ma i caffè sono tutti per te, questa è la regola del gioco fin dall'inizio, quindi allora sappiamo. Metti il conto corrente tuo che ti fanno qualche bonifica. No, tutto sotto controllo. Grazie Andrea, ci vediamo alla prossima. Ciao, alla prossima.